È il Cremona Circuit, il teatro sul quale si corre il secondo round dei trofei MP Exhaust Moto Estate. 3700 metri di pista, 6 curve a destra e 7 a sinistra, un tracciato tecnico e veloce per una giornata storica. È il battesimo delle gare per la pista dedicata ad Angelo Bergamonti e saranno proprio i piloti del Moto Estate a fare da cerimonieri. Per la prima un parterre d'eccezione con tanti nomi illustri ad impreziosire le griglie, ma adesso giù la visiera, la parola passa ai motori. Benvenuti in griglia, la 600 MES sta per partire, tra poco la pole di Niccolò Castellini, al suo fianco Manuel Rocca, terzo super Simone Saltarelli, con la sua Kawasaki ha stampato il tempo di 1.35.734, è distaccato praticamente un secondo da Castellini ma è pronto a dare filo da torcere a tutta quanta la ciurma. In seconda fila la viene aperta da Emanuele Tonassi 1.36.150, quinto Matteo Gallan 1.36.310 e poi Nicola Bianucci 1.36.777. Ad aprire la terza fila abbiamo Giacomo Gioia che è il primo a salire sul 37, al suo fianco Stefano Munerato del team Speedy Bike 1.37.372, al suo fianco Giacomo Caffagni 1.37.405. Apre la quarta fila Michael Ferrari, dal quale ci si aspetta tantissimo in vista della gara, col suo numero 13 stampato sulla sua moto, ha chiuso in 1.37.497, non tanto lontano da Caffagni, ma nemmeno tanto lontano da Pozzo in undicesima posizione. Al loro fianco Michele Filippi, col suo numero 19, ha chiuso in 1.37.613, poco, una manciata di millesimi da Pozzo, ma una manciata di millesimi anche da Caffagni e Munerato, quindi Filippi proverà a dare il suo filo da torcere per quanto riguarda la sua gara. Quinta fila con Bocenti 1.37.8, Peri 1.38.4, Carinelli 1.39.3, il primo che sale sui 39. Sesta fila che si apre con Fortunati 1.39.5, Serra vicino all'1.40, Marley 1.40.0.30. Settima fila che si apre con Matteo Osler 1.40.128, Jacopo De Maria 48, ma soprattutto Mattia Paolucci, detto anche il guerriero. Sappiamo probabilmente perché, boh no, non lo sappiamo, ma sarà sicuramente un guerriero impavido in gara, 1.41.7, a chiudere Roberto Cavallo 1.48.9. A questo punto linea alle ragazze con le classiche interviste pre-gara e poi io e Andrea Tommio commenteremo la gara della 600 MES. Siamo nei box con Simone Saltarelli, vogliamo chiedergli come si trova su questo circuito che tecnicamente è molto particolare e impegnativo. Simone. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui al Monte Estate anche quest'anno e siamo sul nuovo circuito di Cremona, appena è stato rifatto un paio di mesi fa. Mi piace molto, cioè, soprattutto la prima parte molto veloce con un po' di sali scendi, hanno fatto secondo me un lavoro incredibile e la pista adesso è veramente uno spettacolo sia da vedere che da guidare, quindi sono molto contento di essere qua. Bene, bene, volevo dare la parola anche al vostro team manager, due secondi, prego. Ciao. Sì, il nuovo circuito è molto interessante, anche tecnicamente è cresciuto. E siamo molto felici di fare la prima gara in assoluto sul circuito di Cremona. E l'obiettivo è sicuramente quello di essere protagonisti della nostra categoria. Nei box con Mattia Paolucci, che oggi correrà per la prima volta nel circuito qui di Cremona. Che sensazione hai? Allora, le sensazioni sono, diciamo, discrete. Sto correndo con questa moto qui come wildcard per allenamento e questa moto è totalmente stradale, quindi siamo qui per fare un po' di chilometri e per fare allenamento fisico. E niente, speriamo che vada bene. E per cui diciamo che è una sorta di test, diciamo. Sì, sì, allenamento fisico e nient'altro, tutto qua. Bene, dai, ci incontriamo domani a parco chiuso. Perfetto, grazie mille. Grazie a te, ciao. Ciao. Incontrare Michele Filippi è veramente bellissimo perché prepari un po' di domande, ma la cosa che lo caratteristica di più è il fatto che la gestualità parla per lui. L'ho visto uscire dalle prove, gesticolare infinitamente con i colleghi per far vedere cosa è successo, quando, perché. Guardate la sua espressione in questo momento, sta già dicendoci qualcosa senza aprir bocca.
Però qualcosa ci devi dire, Michele, per forza. Assolutamente sì. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Nilo. Ciao ragazzi. Cosa vuoi che ti dica, Nilo? Sono sempre contento, basta essere qua e sono contento. La pista ti piace? La pista mi piace molto, una pista bellissima. E abbiamo migliorato rispetto a ieri le qualifiche, ma siamo nella stessa posizione perché hanno migliorato anche gli altri. Ci siamo accorti, insomma, abbiamo cambiato il rapporto. Praticamente in Q2 ho cambiato il rapporto alla moto e cambiano le marce in tutto il circuito e sono riuscito, senza averla mai provata, a migliorare anche il tempo. Quindi se l'avessimo fatto per due weekend di prove non sarebbe stato male. Ci siamo ancorati su un rapporto, non era quello giusto, l'hanno capito un po' tutti in ritardo, però un pelo prima di noi, già da venerdì alcuni. Vediamo di fare bene in gara, dai, vediamo di fare bene in gara. Quindi, come avete visto, è confermato che la gestualità è un valore aggiunto per esprimere le sensazioni dopo il turno di... Però sono stato sintetico, che non è un mio dono quello della sintesi. Ah, grandissimo, ci vediamo al parco chiuso. Grazie. Ciao. Ciao. Eccoci qua con Simone Saltarelli. Simone, sei carico per questa gara? Assolutamente sì, è molto bello correre a Cremona Nuova, una pista molto, molto divertente, molto intuitiva, e partire dalla prima fila sicuramente è una bella soddisfazione. Che cosa dire? In bocca al lupo allora. Crepi. Michele e Filippi, come sono andate le qualifiche? Diciamo che sono andate discretamente, abbastanza bene, diciamo. No, non come volevo, però abbiamo cambiato il rapporto proprio in qualifica 2, abbiamo migliorato il tempo e se l'avessimo usato per tutti i weekend di prove saremmo un po' più avanti, ma va bene così. Pista bellissima, mi sto divertendo, vediamo di fare meglio, il meglio possibile. Benvenuti dal Cremona Circuit, è la 600 che sta per iniziare. Qui al mio fianco sempre Andrea Tomio. Ciao ragazzi, ben ritrovati. È una pole position quella di Nicolò Castellini in 1.34.773, al suo fianco Rocca, poi Saltarelli a chiudere la prima fila, seconda fila che si apre con Tonassi, Gallane e Bianucci. Terza fila con Gioia, Munerato, Caffagni, poi via via un po' tutti quanti i piloti. Andrea con Ferrari, Pozzo, Filippi, Bocenti, Peri, Carinelli. Che gara ci aspettiamo? Ah, sicuramente ci aspettiamo una gara bella combattuta, perché la 600, soprattutto la Open, ci ha sempre abituato a questo, ecco, quindi dai, sono fiducioso in parecchi sorpassi. Anche io sono fiducioso come te, sperando di vedere una gara bella, interessante ed emozionante. Caldo, forte, torrido, anche perché sono le 4:20. Si vede dall'asfalto. Si vede l'asfalto bruciante, come mi ha insegnato il buon Andrea Tomio. Si stanno per accendere tutti quanti i semafori, tra poco si spengono i semafori, pronte alla partenza della MES, via! Partiti con evidentemente Nicolò Castellini con numero 47 favorito per la vittoria, ma mi sembra che non abbia avuto un grande spunto proprio lui, ma ci sia davanti penso Saltarelli, se sì. Non ho visto male. Sì, confermo che ha avuto... Eccolo qui, infatti è proprio Saltarelli col 121 davanti a tutti, grande partenza dalla terza posizione in prima. Andrea, noi lo ricordiamo e lo abbiamo ricordato per tutte le gare, il Cremona Circuit è un nuovo circuito, bello, interessante, difficili sorpassi. Sì, diciamo che è una pista nuova per tutti, quindi è una gara un po' di rodaggio, come si vuol dire. È un circuito nettamente più veloce rispetto a quello che è sempre stato il panorama del motoestate. E quindi dai, stiamo a vedere, perché effettivamente sono le prime gare che stiamo vedendo qua oggi. Sono le prime gare, intanto già grandi sorpassi nelle retrovie tra i piloti di coda, possiamo dire, o comunque nella parte centrale, mentre Saltarelli prova, oddio, questa è un'immagine però di qualche pilota che è partito un po' in ritardo, ha tardato, era Roberto Cavallo con il numero 40, qui intanto siamo on board con Michael Ferrari che prova la rimonta dopo essere partito dalla decima posizione. Abbiamo visto un grande spunto di Saltarelli e a questo punto, Andrea, ti faccio la domanda classica, ancora però è presto, te la faccio dopo. Fammela dopo. Te la faccio dopo, perché tanto ormai la sai già. Paolucci prova anche lui a rinvenire, a risalire un po' la china all'interno di questo suo scacchiere. E intanto
cerchiamo anche di capire. Eccoli qua. Arrivano accomodati, c'è cioè Saltarelli davanti, ma mi sembra che alle sue spalle ci sia Castellini che si stia già facendo bello minaccioso. Tonassi, terzo, quarto Rocca, Bianucci, Ferrari. Una caduta, hai ragione. Una caduta, brutta posizione tra l'altro. Rialza la moto mentre Castellini ha scavalcato Saltarelli. Questo è il primo indizio. Mi sembra di aver visto. Attenzione, guardalo qui. Saltarelli scavalcato. Te l'avevo detto, scavalcato prima, lo ha riscavalcato, adesso si è fatto riscavalcare. Se ne sono date un po' prese. Sarà secondo me una bella gara lì davanti, anche perché li vedo belli accomodati. Ancora con Simone Saltarelli che prova in maniera sgusciante a. Mamma, guarda come scoda Castellini. È dovuto alla moto, al fatto che. Beh, stanno spingendo, stanno iniziando. Scavalcato Saltarelli da Tonassi. In questo momento Saltarelli lo trovate in prima posizione nella. Sì, perché deve concludere. Esatto, a fianco, ma si trova in terza posizione. Saltarelli ancora scavalcato anche da Rocca. È un momento difficile per lui. Sì, è un momento un po' difficile, ma in realtà Saltarelli, appunto, non è successo nient'altro che quello che era in qualifica, perché ha avuto un buono spunto e si è trovato Eccolo in qui. Prima posizione. Sfrutta la scia però e salta, scavalca Tonassi di forza, anzi Rocca, scusami, di forza, di con uno spessore. Mamma mia come ha scodato anche qui Saltarelli, che sta provando a rinvenire, a ritornare sul duo di testa, mentre andiamo con Michele Filippi che si trova in undicesima posizione. Mamma mia, sì, tira un po' la staccata, interno, un po' interno. Molto interno, ma però riesce a chiuderla bene, è riuscito a chiuderla. Però Cafagni si è quasi scansato. Sì, forse l'ha visto con la coda dell'occhio, l'ha lasciato in qualche modo passare, ecco, per non chiudergli qua la porta. Castellini, Rocca, Saltarelli hanno completato il secondo giro. Iniziamo ad avere qualche raffronto a livello cronometrico, Andre. Vai. 35,6 Castellini, ha fatto un super giro. Beh, diciamo che iniziano a essere tempi interessanti, perché non sono così lontani da quello che hanno fatto. 36,2 ad esempio, Tonassi, altra caduta in un punto non bello, che guarda come sfilano le moto vicine. Mamma mia, abbiamo visto già due cadute, incredibile, sì. Che peccato. Stavo dicendo appunto, Andre, in maniera abbastanza è Bocenti, Francesco Bocenti è caduto, tra l'altro un pilota con una certa esperienza. Bocenti è caduto. Intanto guardiamo Saltarelli. Dicevo, Saltarelli ha fatto un giro veramente lento in 1.37. Ha girato un secondo e tre più veloce Castellini, ad esempio. Ma anche i suoi dirimpettai. Tonassi 8 decimi più veloce, 6 decimi più veloce, anche Bianucci, che si trova molto più in là. Quindi vuol dire, Andre, che. Sì, Saltarelli forse ha qualche problema, perché aveva girato in 35 in qualifica, quindi girando in 37 sono due secondi più piano. Ferrari prova a scavalcare Bianucci e lo fa. Che rimonta da parte di Michele Ferrari, che qui forse viene riscavalcato o vede davanti a sé. Non penso che sia Tonassi, ma penso che sia Gioia che lo va contro scavalcato. Ci sono stati una serie di sorpassi contro sorpassi, mentre siamo on board con Michele Filippi, che vede di fronte Cafagni che lo ha riscavalcato. Esatto. Di nuovo gli arriva vicinissimo, arriva a tirare la staccata. È incredibile, Andrea. Ognuno dei piloti tira questa staccata in maniera sì, diversa. Sì. C'è una diversa interpretazione per l'inserimento della curva dopo. Rocca si sta facendo forte, fortissimo alle spalle di Castellini. Guardalo, ci sono dei momenti dove sembra acciuffarlo, e Rocca ha girato in 35,9, Castellini in 36,2, quindi gli ha strappato tre decimi Rocca, e infatti si è avvicinato tantissimo, Andre. Sì, si sta avvicinando e sta spingendo forte, forse vuole portarsi il più vicino possibile alla prima posizione per iniziare a studiarlo per davvero. Anche se, insomma, mancano ancora un po' di Saltarelli giri. Saltarelli si è un po' staccato rispetto a Tonassi e si sono formati due micro gruppi, Andre. Esatto. Primo e il secondo, il terzo e il quarto. Sì, anche se... È un po' presto per chiederti se possano riuscire a raggiungere i due Saltarelli e Tonassi, se possano raggiungere Castellini e Rocca. Guarda, secondo me tutto può succedere, nel senso che sì, sono lontani, ma non così tanto. Cioè, si vede benissimo da qua che non sono poi così lontani, basta veramente... Quel cicinin, sì, dici tu. Una frenata un po' diversa, piuttosto che... E poi, appunto, come dicevamo, siamo solamente al quarto giro. E ne mancano ancora un bel po' da qua. Siamo a un terzo della gara, quindi può succedere veramente di tutto.
mentre indugiamo un po' con l'inquadratura su Filippi, andiamo un po' a vedere qualche slow motion con Saltarelli, con tutti quanti i vari piloti di testa, Castellini con la 710 Manuel Rocca, poi passa Tonassi con la 11, con la 13 Michael Ferrari, che ha avuto un grande spunto, Gallano un po' in sordina, Bianucci anche dietro, li stiamo vedendo che passano tutti, una gran bella partenza. Andre, per fortuna non abbiamo visto tantissime collisioni, tantissimi no, a parte subito problemi. Lì un paio di cadute, però niente di compromettente e basta, quindi dai, fortunatamente nulla di gara, anche perché dai, la prima curva che era un po' ad imbuto, che appunto hanno sistemato questo circuito proprio per renderlo, hanno adibito, lo ricordiamo, il Cremona, esatto, Circuit non era in questa, non era studiato con queste traiettorie, con questa conformazione, è stato cambiato. Sì, sì, proprio per far sì che la prima curva non fosse così angolata, per evitare appunto delle collisioni alla prima frenata, alla curva l'hanno fatta un po' più ampia, un po' con un raggio un po' diverso. Quindi assolutamente grande lavoro, lavoro che è stato effettuato anche in precedenza. Qui vediamo il momento in cui passo, sì, in cui Castellini scavalca Saltarelli, che era partito con un buon guizzo dalla terza posizione, in prima era volato, e adesso torniamo con il live. Castellini, Rocca, Saltarelli, Tonassi, vediamo, qui siamo con Ferrari, mamma mia quanto scoda Ferrari, non è la prima volta ma mi sembra che non sia nemmeno l'ultima. Intanto vedo un mini po' margine. Di margine. Mini però, mini. Sembrava di più. Oh, un'altra caduta. Altra caduta ancora lì. Questa incredibile. È Gallan, penso. Sì, sì. Secola 23, Gallan, Brutta questa. Vuol dire che escono troppo forti lì dall'ultima curva, da quella X finale. E qui forse ci ha rimesso, speriamo, non del tutto Gallan. Sto andando anche un attimo ad informarmi, e invece no, non è Gallan, sai, ma no, forse sì, era Gallan, che poi però si rimetterà sopra la, forse il segno riparte, della moto, sì, riparte, sì, però ha compromesso probabilmente la gara con quella caduta. Saltarelli intanto vede davanti il duo di testa, mi Castellini sembra vederli un po' più lontano. Castellini ha fatto 35-1, quindi ha iniziato a decisamente alzare. Rispetto al giro precedente si sono allontanati un molto, po' si sono allontanati molto. Castellini 35-1, il buon, andiamo, lo vado a cercare, il buon Rocca, che sta cercando di francobollarsi alle spalle, 35-2. Rocca sta facendo una serie di giri super. Sì, anche perché Rocca ha fatto 35-213 in qualifica. Esatto. Quindi sta facendo Saltarelli tutta la gara. Scavalcato da Tonassi, lo contro scavalca sulla fine del rettilineo. Ma sai che mi sa che Rocca davanti su Saltarelli? Ah no. No. Mi sembrava si fosse appropinquato Rocca. Nel frattempo vedo con la coda dell'occhio che Gallan è ripartito. Sì, eccolo qui. Eccoli qui, i due davanti, Castellini, Rocca, ancora 35-2, stampano in fotocopia entrambi, alle spalle Saltarelli, Tonassi, e ancora dietro Bianucci, Gioia e Ferrari. Ferrari che si sta sbarazzando dei colleghi dietro, tra cui ad esempio Munerato, Team Speedy Bike. Esatto, sì. Ottavo, e anche Caffagni e Filippi, e sta provando a inseguire Gioia e Bianucci. Sì, esatto. Iniziamo ad avere però una schermografia un po' importante, Andre, di quella che è la gara. Cioè adesso iniziamo ad avere dei raffronti che ci permettono di capire come può andare. Esatto, anche perché siamo, diciamo, quasi alla metà della gara, e da qua in avanti potrebbe esserci la fatidica domanda tua. No, non la voglio ancora fare. Non so nemmeno se te la faccio. No, forse te la faccio. No, te la faccio. Anche perché però mi sembra che ci sia meno sole, quindi la temperatura magari dell'asfalto sia un po' abbassata. Può essere, sì. Indubbiamente. Quindi sti pneumatici possono usurarsi? Allora, sì, ancora, ancora sesto giro no, però può essere che tra 3-4 giri inizi quel degradino. Sì. E quindi devono essere bravi poi i piloti a tenerla, a gestirla, e oppure verranno su quelli magari da dietro, forse. Hai detto una cosa giusta con quel forse. Abbiamo visto prima un'inquadratura di Paolucci. Saltarelli è lontano comunque. Saltarelli sta iniziando veramente ad allontanarsi dal duo. Mamma mia come scoda. Ma qui Skoda arriva scodando in maniera incredibile. Sì, quindi vuol dire che è proprio lui che vuole però interpretare a questo punto la curva in questa maniera. Sì e no, nel senso dipende anche lì si frena forte, perché comunque arriva in sesta piena, si frena forte, la curva è molto molto lenta. Top giro di Simone Saltarelli, è il suo migliore, 35,5. Il problema è che il suo migliore combacia con il peggiore, ad esempio quasi di Castellini.
che in questo caso ha girato in 35.4, come nella stessa maniera gli altri due. Filippi intanto sta ingaggiando un mismatch con Munerato e Cafagni. Munerato ha avuto un buono spunto, Andrea, però mi sembra che adesso inizia a soffrire. Sì. È una Kawasaki Munerato? No, sta, è una Yamaha. Ha la tuta un po' verde, ma esatto, corre sembra come una Yamaha. Sai che in 300 Super Sport l'anno scorso c'erano tutti quanti i quattro moschettieri con le Kawasaki. È vero, è vero. Questa verde non aiuta, inganna un po'. Per quanto concerne la Kawasaki Munerato, però in questo caso è stato scavalcato da Filippi. Questa è l'inquadratura di Filippi che si sta gettando all'inseguimento di Cafagni. Questo invece è Ferrari che un po' nella via di mezzo, nella via di nessuno, sta vedendo scappare Gioia e Bianucci e probabilmente si metterà lì ad aspettare in attesa. Andre, sì, non può fare altrimenti, sono troppo lontani per provare ad attaccarsi alle scie e quindi lo vedo un pochettino lontano. Cosa succede qua? Si gira Paolucci nel frattempo, prova a scavalcare, mamma mia, ma dove passa? Non passa, infatti non passa, non riesce a passare. No, ma non riesco a capire perché si sia girato sinceramente, forse non lo so. Non lo sappiamo, lo chiederemo magari poi al parco chiuso alla fine della gara, quando stanno tra poco per tagliare lì davanti il duo di testa, il settimo giro. Vicino. Saltarelli scavalcato da Tonassi di nuovo. Bello. Gran sorpasso. Andre, ma sai che mi sa che sono vicini adesso? Sai che mi sa che è vicino Rocca? Questo è Saltarelli, eh? Sì, no, se ma quello... non... Io penso che quello fosse un doppiato. Ah, infatti, perché sì, ma sì, infatti sì, vado a vedere sì, un po' i sì, tempi. Sì, Saltarelli sì. È andato in 36.5. Scavalcato da Tonassi, ancora Saltarelli. Questa è una bella sfida, però, eh. Ci stanno facendo divertire ancora Tonassi che gli spunta davanti. Saltarelli 1.36.5, 1.35.4 Castellini. È per forza un doppiato, Andrea, perché sì, sennò non si spiega. Sì. Rocca sta provando in qualche maniera probabilmente Rocca a forzare. È lontano da Saltarelli Rocca, in realtà, perché sì, però Rocca il settimo giro lo ha fatto in 37.1. Quindi ragazzi, occhio perché si cambiano, stanno staccando. Sta cambiando, sì. Castellini prova a scappare e forse gli riesce. Mamma mia, tanta suspense, bella bella gara. Andiamo ora ad indugiare chi sono questi due. Allora, no, uno è sicuramente Ferrari e quello davanti non è Bianucci, però no. Forse è Cafagni che lo sta inseguendo. Sì. Ferrari Cafagni, mamma mia, li conosci qualcuno di questi piloti, Andre? Sì, Ferrari lo conosco molto bene, quindi quindi tifi per lui, abbiamo capito? Sono sempre obiettivo. Obiettivo e lucido, Saltarelli, eccolo qui. Che frenata che c'ha Saltarelli qua in fondo. Qui ragazzi è incredibile, qui non sta scodando, guardalo. Qui va mezzo largo, mezzo dritto. Bravo Saltarelli a rimettere in pista la sua moto. E io continuo adesso a voglio capire però il distacco Castellini-Rocca, perché secondo me... qualcosa è successo e Rocca ha mollato di schianto, Andre. Sì. Rocca ha mollato di schianto. E beh, dal giro precedente che mi dicevi del 37. Sì, qui fa 35.5 Castellini. Rocca ha corso, è andato in 35.2. Cioè, banalmente Rocca è andato, ma fatica. Che ha Filippi sul casco? Deve aver preso qualche... qualche detritello? No, penso un animale, mi sembra. Un animale che accompagna Filippi durante la gara con Cafagni. Qualche slow motion della gara con Saltarelli che sta combattendo come un pazzo con Tonassi per la terza posizione. Rocca in questo momento che è in una terra di nessuno, perché ha fatto un giro a vuoto fondamentalmente, Andre. Sì, praticamente sì. Non... E adesso dobbiamo capire se riesce a rimettere in sesto la gara oppure se fa fatica fino alla fine. Guarda, questo purtroppo è un calcolo che si potrà fare tra un po'. Stiamo iniziando ad avvicinarci verso la fine. E per adesso siamo a due terzi della gara, sì, siamo a un buon 66% dei giri percorsi. Sono 12 giri, Andre, 8. Diciamo si che, stanno sì. divertendo. Questa è una delle gare dove c'è più divertimento. Sì, assolutamente. Castellini si giro per giro si sta mettendo sempre un po' di margine in tasca. E... anche quei due decimi, più sì, due decimi, sì, più sì, due decimi. Sì. Poi ha dato quella stoccata con quel secondo e sì. adesso iniziano ad essere due secondi di distacco tra Niccolò Castellini e il buon Manuel Rocca, che se le erano già date durante la qualifica. Ricordo che Castellini partiva dalla pole con Rocca secondo, terzo Saltarelli. Quindi stanno rispettando grossomodo le posizioni. Esatto. E questo l'abbiamo notato, Andre, in tantissime gare. Cioè, la qualifica qui è lo specchio della gara. Sì, è vero. Confermo Paolucci. Paolucci intanto cerca di ingaggiare questo duello col pilota che si trova di fronte a lui senza riuscire a scavalcarlo.
e probabilmente si sta anche un po' staccando, mentre andiamo adesso ad indugiare sul passaggio, perché tra poco arriveremo, e questi tra poco sono piloti che non so se verranno doppiati, ma stanno andando decisamente più lenti. Comunque il pilota davanti a lui è De Maria. De Maria, sì. Quindi lui è il guerriero, Paolucci. A questo punto. Il guerriero. Saltarelli, on board con lui, live a scappo. Come gli è staccata. Da ragazzi, infatti Tonassi lo passa. Scommetti che qui lo ripassa, che siamo sul rettilino. È già poco perso, poco. È già perso la scommessa. Ho già l'ho vinta, l'ho persa, mettila come vuoi. Però contro sorpasso no, non ci arriva, no, Tonassi. Qua poi Saltarelli va forti, guarda forte. Come la interpreta. La interpreta, però riesce poi a largo, chiuderla. La chiude, la riapre e va. Sì. E allora eccoci con Castellini. No! Rocca che scivola. Scivola, Rocca, incredibile. Tutti nello stesso punto. Tutte le cadute le abbiamo viste lì. Tutte nella messa in 600, tre cadute, tutte in fotocopia. E allora Saltarelli secondo, ma soprattutto Castellini adesso può volare leggero e tranquillo verso la vittoria. Incredibile caduta. Sì. A questo punto Saltarelli si trova in automatico in seconda. Si giocano la seconda piazza. Sì. Sicuramente comunque un podio per tutti e tre. Per tutti e due, fermo restando che Castellini c'è. Filippi con Caffagni, se lo trova ancora davanti, proverà a riscavalcarlo. Guarda lì, c'ha questo insetto, questo qualcosa che non gli permette di vedere probabilmente bene. E noi con la GoPro che ha montato lo possiamo vedere bene. Se quello davanti è Caffagni, se le stanno dando di santa ragione. Vicino, è costretto a respingere l'attacco, ma probabilmente soltanto rimandato di poco. Castellini, Saltarelli, Tonassi, Bianucci, Gioia, Ferrari, Caffagni, Filippi, Peri. Andre, peccato per la caduta. È peccato, sì, perché a due giri dalla fine praticamente ci vede che magari non arrivava primo, stava spingendo tantissimo, spingendo, sì. Però si sarebbe giocato almeno, si sarebbe piazzato. Vabbè, sì, sicuramente un podio lo faceva. Attenzione nel altro frattempo. Altro sorpasso, ce la fa a concretizzarlo? Tanto è sempre Filippi, l'abbiamo capito che quando c'è questo, quando questo c'è qualcosa questo, è lui. È Filippi, sì, che ha scavalcato Caffagni in questo punto. Esatto. E adesso c'è da vedere appunto Bianucci sulla parte e Gioia, tra l'altro, sì? Adesso inquadrato Ferrari che è la settima, hanno tutti guadagnato una posizione con la caduta di del buon Rocca. Quindi si trovano quarto, quinto Bianucci, Gioia, e si trova sesto Ferrari. Esattamente, quindi sai, anche undicesimo perché, giro. Anche perché adesso bisognerebbe fare un altro calcolo, caro Gianluca. Dopo lo facciamo. Della classifica effettiva. Certo, effettiva, dopo lo facciamo, anche per capire chi va. Con 36,2 Castellini che ha un po' mollato, 35,9 Saltarelli, 35,7 Tonassi che è sempre dietro e prova in qualche maniera, con qualche ultimo fremito, a cercare di prendersi la terza piazza. Dietro abbiamo ancora Bianucci, poi c'è Gioia, poi c'è Ferrari, però lì sembrano abbastanza cristallizzate le posizioni. Sì, esatto. La vera grande sfida per la seconda piazza. È qua dietro, qua nel frattempo. Questo è il guerriero? Sempre lui? Quello è De Maria? No, quello no. Non è più De Maria, probabilmente Marley. Adesso cerchiamo di capire. Vai qualcun perché altro, Paolucci non abbiamo il nome. Abbiamo scritto il nome Paolucci, però poi non c'è Paolucci. E l'unico che ha un nome diverso, il guerriero, è probabilmente Paolucci. Sì, non so. Con il numero 52. Adesso vediamo se la sua carena è la numero 52. Riusciamo a fare il compare, il confronto. Ad ogni modo, andiamo ancora per cercare di capire quella che è la collocazione. Quando siamo all'undicesimo giro, vediamo ancora Saltarelli, Tonassi. Metà giro dell'undicesimo, vediamo qui qualche slow motion con il numero 13 che è il buon Michael Ferrari, che sta spingendo forte per tenersi la sesta piazza. Giustamente qualche slow motion carino. Conosci questa moto, Andrea? Sì, è una Yamaha R6. Sì, è una Yamaha R6, il modello precedente dell'ultimo tipo, l'ultima versione, che va ancora nettamente bene, quindi la stanno ancora utilizzando. Viene ancora utilizzato? Sì, anche se è una moto che effettivamente ormai c'ha qualche anno, però funziona bene, dai. Questo è Filippi che si trova ad indugiare, a combattere nelle retrovie con diversi piloti e sta ingaggiando in maniera serrata i suoi duelli. In questo momento Filippi dietro Ferrari sta combattendo con Caffagni, con Peri, per conquistare la sua piazza, che è la settima. Esatto, infatti come vedi Filippi è
È lì, settimo, eccolo qua, Ferrari. Ferrari sta un po' facendo un monologo da questo punto di vista, Andre. Purtroppo si è trovato in una posizione molto, sì, era lì in mezzo. Gli altri li ha staccati a sua volta, e quindi non si è divertito tantissimo. L'importante è che si qualifica bene. Esatto. Nel frattempo siamo nell'ultimo giro. Saltarelli, l'ultimo giro, sta provando a tenere alle spalle Tonassi. 36,2 Castellini, 35,9 Saltarelli, 35,7 Tonassi, che sta provando a forzare. A questo punto la sfida è proprio qui con Castellini, che potrebbe vincere il suo Gran Premio. Io lo chiamo sempre Gran Premio perché abbiamo in testa le moto, le macchine. Esatto. Però la tappa, il round, quello del Cremona Circuit. Michael Ferrari sesto, settimo Filippi alle spalle, che si è messo alle spalle Caffagni con Peri, quindi una situazione abbastanza cristallizzata da questo punto di vista. Quello che ci interessa è quella sfida atomica, perché qui a fianco c'è Michael, Michael, Manuel, Michele, mi sto confondendo tutti, ragazzi. E siamo stanchi, caro mio Antonio. Siamo stanchi, poi non abbiamo ancora mangiato. È notte, stiamo commentando alle 23:59 di notte, non è vero, scherzo. Se no ci prendono per le orecchie. Paolucci Mattia, il 52, il guerriero. Era lui il guerriero. Grande qua. Guerriero. Vai ragazzo, spingi, che sei 17esimo. Hai alle spalle De Maria. Saltarelli ancora. Saltarelli è in testa in questa fase. È secondo in questo momento, davanti a Tonassi. Deve spingere al massimo. Guarda come sta interno. Per non gli può prendere la scia, hai visto? E non si vuole neanche far sorpassare questa frenata, anche se ci proverà. Se sfanga questa, ragazzi, c'è, perché poi è finito. Anche se abbiamo visto un sorpasso qua nella 300 impossibile. Abbiamo visto anche qualche caduta brutta in questo caso. Sull'ultima curva vince c'è. Nicolò Castellini alle spalle Saltarelli e Tonassi, primo, secondo e terzo, tutti contenti e felici, noi contenti per loro. Peccato, cos'è volato lì? Volato qualcosa probabilmente dai. Ma guarda quanto stacco, ragazzi. Tanto stacco dietro Bianucci, che stacca Gioia. Vediamo se compare Ferrari alle spalle. Gioia si gira, non vede nessuno. Castellini, Saltarelli, Tonassi, Bianucci, Gioia, Ferrari che si diverte d'impenna. Filippi dietro, che tiene Caffagni alle spalle, tra poco spunterà Peri. Andre, una gran bella gara, peccato per la caduta di Rocca. Esatto, mentre compaiono Munerato del team Speedbike, Gallan, Fortunati, Osler, Serra, poi tra un po' comparirà anche il guerriero. Sedicesimo, ti dico Andre, bella gara, peccato per la caduta. Sì, ci sono state più cadute, però diciamo quella che era nelle prime posizioni era quella appunto di Rocca, quindi dai, si rifarà la prossima. Quindi ci vediamo a Varano. A Varano, ciao! Ciao. Allora, no, dai, sono stradivertito veramente. È andato tutto bene, perché abbiamo provato un rapporto nuovo in Q2, cambiavano tutte le marce, cambiava tutto, e sono veramente contento perché dovevo utilizzare la prima per arrivare sul rettilineo, e avevo due giri nel warm up qua per capire come fare a usarla, perché per tutte le qualifiche mettevo la prima usando il blipper, la moto schiacciava e saltava e si indirizzava verso il traguardo. Eccolo, ma che va sulla Marquez lo fa benissimo. Eccolo. E va sul traguardo, mentre invece a me faceva perdere un po' di strada. E allora, anche se abbiamo il blipper, frizioncina prima e via. E era l'incognita della gara, perché l'abbiamo provato solo nelle Q2 questo rapporto, che era quello corretto. Quindi dai, ho fatto una bella bagarre con alcuni piloti, bellissima. E stavo andando avanti a uno dei piloti uno degli ultimi con cui ho fatto la bagarre, ma ho sbagliato una marcia e ho recuperato di nuovo. È stato bellissimo, sono stradivertito, ma proprio contento. Non so se avete visto quanto spazio ci vuole per parlare con lui, perché comincia tagliate su un po' di roba, no, tenete solo i pezzi quelli. No, vai benissimo così. Grazie Nilo, grazie. A te. Ciao a tutti, ciao. Grazie. Ciao.